un nuovo video. Allora, oggi andremo a realizzare l'albero di pasta frolla. Io ho già preparato la mia frolla e la ricetta è un pochino diversa dalla precedente che ho fatto, perché ho aggiunto, non sono sicura, comunque ve la lascio subito qui. C'è qualcosa di diverso perché non c'è la cannella e c'è comunque l'aggiunta del cacao. Dovete sapere che io ogni tanto le cambio le ricette, perché voglio sempre sperimentare e vedere, magari aggiungendo o togliendo le quantità, se vengono perfette. Allora, sono 300 g di farina, poi 120 g di burro, mi raccomando freddo, 150 g di zucchero, un uovo e cacao. Qui io ne ho utilizzato 20 grammi e niente, andremo a realizzare questo albero di pasta frolla con queste formine. L'intento è quello di crearlo in questo modo, così, più o meno, insomma, adesso vediamo un po' come possiamo inventarci qualcosa. E poi sicuramente utilizzerò anche questi fatti a forma di cuore. Avevo più o meno organizzato così, ma tanto lo vedremo strada facendo, perché ovviamente io faccio tutto sul momento, non ho uno schema fisso. Quello che mi viene in mente comincio, diciamo, a crearlo così. E niente, ci vediamo allora fra poco per la ricetta. E dunque, per quanto riguarda la cottura, sempre 180 gradi, forno statico, 15-20 minuti, vedete voi quando si è dorato sopra. Ci vediamo fra poco. Ho creato il mio albero di Natale. Adesso ho sciolto il cioccolato a bagnomaria con l'aggiunta un pochino di pistacchi. E niente, ora adesso lo andiamo a inserire dentro la nostra siringa per dolci. E ora vi faccio vedere il procedimento qual è per formare il nostro albero di Natale. Ideale sicuramente anche come centro d'aura per la cena di Natale. A fra poco!